Nel 2023 serve davvero un blog all'autore indipendente? Per rispondere a questa domanda racconterò un episodio che mi è capitato. A dicembre del 2022 decido di tornare su Twitter. Non so bene perché, ma lo faccio. Nel giro di 2 settimane scarse Twitter mi blocca. Secondo l'algoritmo ho infranto le regole della rete sociale. Quali? Beh, vuoi sapere troppo. Il bello è che io avevo pubblicato 4 brevi post sull'autopubblicazione e basta. Non avevo condiviso niente, nulla di nulla. Faccio ricorso, anche se non ha molto senso dal momento che Twitter, al di là di una generica violazione delle regole e di un rimando a una pagina in italiano che dice tutto e che dice niente, non spiega altro. Il risultato è che l'account è sospeso in modo permanente. Naturalmente non posso nemmeno cancellarlo, essendo sospeso, una faccenda che fa ridere e riflettere. Se sei un autore indipendente e decidi di impostare la tua strategia di comunicazione per arrivare ai tuoi lettori usando le reti sociali, fai attenzione. Bada a quello che fai e ricorda, soprattutto, che puoi essere sbattuto fuori anche se non fai nulla. Ribadisco, ho pubblicato 4 post sull'autopubblicazione e basta. 4 innocui post sull'autopubblicazione. Ma questo accade perché sei in casa d'altri e questi altri hanno le loro regole e quando decidono di buttarti fuori lo fanno. Puoi tentare di rientrare? Tanti auguri. Poniamo il caso che io non abbia pubblicato 4 tweet ma 2 o 3.000 tweet, che abbia 2 o 3.000 followers e nessun blog né una newsletter. Io tra l'altro ho sia il blog che la newsletter. E poi arriva la tegola della sospensione dell'account, senza nemmeno riuscire a revocarla ovviamente. Se sei un autore indipendente, tutto è andato in fumo, perso, dissolto. Il lavoro magari di 2 o 3 anni, sparito per sempre. Ce l'hai un piano B? Ecco, il blog, ma anche la newsletter, rappresentano un formidabile piano B. Me ne rendo conto, si tratta di un impegno non da poco il blog, eppure la newsletter, perché richiedono tempo ed energie. E poi ci sono un sacco di autori che non hanno nulla del genere e riescono alla grande, ma pure in questo caso è sempre bene avere un piano B. Se vieni sbattuto fuori da una rete sociale, puoi spiegare l'accaduto sul tuo blog o attraverso la tua newsletter. Soprattutto grazie al blog e alla newsletter avrai sviluppato un rapporto differente con chi ti segue. Mettere un mi piace o un cuoricino non costa nulla. Costruire una solida relazione tra lettore e autore è una faccenda complicata che ricorda più la maratona che lo sprint dei 100 metri. E mentre il blog è appunto una maratona, una rete sociale può essere equiparata a uno sprint. Il mio consiglio non è solo quello di aprire un blog, ma di fermarti e riflettere. Come vedi la tua carriera di autore indipendente tra 5 anni? Niente sogni di gloria, per favore. Siamo in Italia, quindi se pensi di campare scrivendo, lascia perdere subito. Quello che devi immaginare è costruire una conversazione con i tuoi lettori. È il mezzo più sicuro è il blog. Non dico di non stare sulle reti sociali, se proprio devi, ma gli autori indipendenti, pochi, che in Italia si sono comunque tolti delle belle soddisfazioni, hanno questo di caratteristico. Sono riusciti senza fretta a creare una conversazione con i loro lettori, impostando tutto o buona parte di questa conversazione su 2 elementi fondamentali. Il blog e la newsletter. Proprio per essere padroni dei propri contenuti e non vederli spariti da un momento all'altro da decisioni che nemmeno si comprendono. Alla prossima!